Le Iene, scherzo ad Aiello. Il cantante rischia 10 anni di carcere. Con la complicità dello stylist e della manager di Aiello, le Iene hanno scoperto che la più grande paura del cantante calabrese è quella di essere arrestato per un crimine non commesso. Tutto inizia quando Aiello e il suo stylist Matteo vanno a incontrare un imprenditore che vorrebbe far sponsorizzare all'artista le sue scarpe. Aiello è molto contento, visto che si tratta di un prodotto ecosostenibile. Proprio per questo, una settimana dopo, Antonio si reca con la sua manager Elisa e lo stylist presso lo showroom dell'imprenditore. Aiello vuole provare le scarpe e così l'imprenditore va a procurare il numero al cantante. L'artista indossa le scarpe, ma improvvisamente arrivano i carabinieri. Le forze dell'ordine chiedono i documenti e i cellulari sul tavolo. La faccia di Aiello è completamente cambiata e sembra subito preoccupato. I carabinieri portano via l'imprenditore ed Elisa. Il cantante vuole sapere a tutti i costi che cosa sta succedendo e sembra essere davvero parecchio spaventato, tanto da mettersi una mano sul petto. Successivamente anche lo stylist viene prelevato e Aiello rimane completamente da solo. I carabinieri lo interrogano e lui spiega la questione della sponsorizzazione delle scarpe, ma ammette di non conoscere l'imprenditore. Così viene spiegato da Aiello che l'uomo in questione è della 'Ndrangheta. Il signore è noto per i suoi crimini ed è sotto indagine da molti mesi per traffico di stupefacenti a livello internazionale. Aiello è stato quindi colto sul fatto, ma lui non riesce a capire quale reato ha commesso. Il carabiniere dice ad Antonio Aiello che è in concorso per spaccio internazionale. Il cantante si alza dalla sedia e non può credere alle sue orecchie. Pare che da un momento all'altro possa venirgli un colpo dal panico. Aiello chiede dell'acqua perché è evidente che potrebbe avere un mancamento. Talmente tanta è la paura e lo shock che Aiello non riconosce nemmeno i VIP fotografati, photoshoppati dalle Iene durante le conversazioni insieme al signore della 'Ndrangheta. Il povero ragazzo prova a dare le sue ragioni, ma il carabiniere suggerisce di dire invece tutto ciò che sa. Aiello è solo, ma improvvisamente dalla porta sul retro arriva un ragazzo pieno di tatuaggi. Dalla porta principale entrano le forze dell'ordine e subito cercano di recuperare questo ragazzo. Riescono a prenderlo e decidono di ammanettarlo ad una macchina da cucire, che è posizionata proprio nella stanza dove si trova il cantante. L'ammanettato inizia a ripetere una frase continuamente, minimo 10 anni. Aiello chiede spiegazioni e il ragazzo spiega che dovranno affrontare minimo 10 anni di carcere, pure Aiello. Le forze dell'ordine fanno spostare Aiello in una stanza diversa. Il cantante crede di essere da solo, ma ad una porta esce un altro trafficante. L'uomo chiede al cantante se gli sbirri se ne sono andati, ma Aiello dice di no. Così il trafficante torna in bagno a nascondersi perché ha mangiato due pezzi di fumo e ha pure mal di pancia. I carabinieri tornano nella stanza e chiedono ad Aiello se c'è qualcuno. L'artista indica il bagno e fa prendere quindi il trafficante e lo accusa di essere infame. Aiello ritorna nella vecchia stanza, dove c'è Narcos tatuato che ricomincia a ripetere che saranno 10 anni di carcere garantiti. Tornano nuovamente le forze dell'ordine e portano via il ragazzo. Ad Aiello viene comunicato che è stata recuperata la droga. Dove era nascosta? Proprio nelle scarpe che il cantante doveva sponsorizzare. Per il cantante è arrivato l'avvocato, chiaramente un attore delle Iene. Aiello ancora non riesce a capire quale reato ha commesso. Il carabiniere spiega che stava indossando dell'hashish addosso. La posizione si aggrava sempre di più quando Elisa torna nella stanza. La manager infatti rivela che la notizia dell'arresto per droga sta facendo il giro dei giornali e del web. Aiello è sempre più nel panico. L'avvocato dice che rischia seriamente 10 anni di carcere. Interviene l'Interpol e il cantante viene ammanettato su una sedia. A questo punto Antonio viene lasciato nuovamente da solo, o meglio con il Narcos,
tatuato e il trafficante che aveva ingoiato il fumo. Il povero Aiello è ormai in preda alla disperazione. Per fortuna però arriva un carabiniere a comunicare che per questa volta, per fortuna, tutto è andato bene. Presto potranno smanettarlo, ma Aiello è ancora sotto shock e vuole denunciare tutto ciò che è accaduto. Improvvisamente arrivano le Iene che lo vogliono intervistare per quanto successo, ma alla fine Aiello capisce che era tutto uno scherzo. Che cosa ne pensate di questo cattivissimo scherzo delle Iene ad Aiello? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!